Il caschetto corto da sempre è il taglio più amato e odiato dalle donne. Non a tutte sta bene, ma tutte lo vorrebbero per cambiare. Il caschetto corto è da sempre un taglio amatissimo dalle donne, anche se non sta benissimo proprio a tutte. I corsi e ricorsi storici ci sono non solo nella moda, ma anche nel taglio dei capelli. E così anche i capelli corti tornano ciclicamente di moda. Che sia un classico caschetto, un taglio bob corto poco importa. Il mini bob corto resta sempre il più copiato tra i caschetti. Diciamo la verità, non tutte le donne sanno osare tagliando i loro capelli e optando per un caschetto corto. Molto spesso perché non si hanno nemmeno le capacità per tenerli perfettamente in ordine. E così le donne che si avvicinano a questo taglio sono per lo più coloro che hanno voglia di cambiare. Ma una domanda sorge spontanea. Meglio un taglio caschetto corto con la frangia o senza? Subito va detto che la frangia va benissimo su chi ha un viso affusolato. Molte, invece, optano per un caschetto non bombato ma scalato, che mette in risalto i punti di forza del viso di ognuno di noi. Facili e veloci da asciugare, il caschetto corto negli anni ha conquistato tantissime donne. Ma come si può scegliere il taglio corto che più ci valorizzi? Prima di tutto è bene sapere che c'è un piccolo trucchetto per capire se il caschetto ci starà bene oppure no. Vi occorrerà avere un righello, una matita e uno specchio. A questo punto, se la distanza tra l'orecchio e la matita è inferiore di 5 cm, vorrà dire che il vostro viso si sposa perfettamente con il caschetto. Tra le tendenze, infine, c'è anche quella di tagliare i capelli e di renderli mossi, per un look più sbarazzino che potrete realizzare semplicemente aiutandovi col phon.